Senatrice, quanti emendamenti avete presentato alla legge di stabilità? 462 emendamenti e sono tutti emendamenti che vanno a favore dei cittadini, perché questa è la nostra priorità. Io sono scandalizzata quando vedo che in questo provvedimento diamo ancora 110 milioni a Roma Capitale dopo tutto quello che è successo e invece non vengono dati soldi a sufficienza, per esempio ai ciechi, non vengono dati soldi a sufficienza a quelle persone che soffrono di fibrosi cistica, non vengono dati soldi a sufficienza a chi ha una grave patologia. Queste cose non devono succedere. Un'altra cosa vergognosa e per cui noi abbiamo provveduto a presentare emendamenti è sul fatto delle clausole di salvaguardia, perché pensare di voler aumentare l'IVA dal 22% al 25,5% è una cosa fuori di testa che non ha nessun senso per quello che è il futuro del nostro Paese.